So, runter. Warum haben wir das jetzt nicht zugebuddelt? Rennt wieder. Ja. Leben am Limit. Fucking Geräusch dann neben mir. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era... era innocente. E io... il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. Forse le rivedrò e potrò cercare di farmi perdonare. E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da questa sofferenza. Certo, non è giusto. Ma non posso. Non ce la faccio più. Non fu facile decidere di premere quel grilletto, ma lo feci. Der uns tötet? Ancora una volta, però, non ero morta. Morivano tutti in un battere d'occhio. Come fosse la cosa più naturale del mondo. Ma per me sembrava impossibile. Sparando, spostai involontariamente l'arma quel tanto che bastò per far sì che il proiettile venisse deviato dall'arcata sopraccigliare. Sanguinava. Sentivo un grande dolore sopra l'occhio. Le voci attutite, ma niente di più. Svenni e ripresi conoscenza legata su una sedia, così stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava mi picchiava sul viso uns natürlich auch. Un piccolo bastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Oh, Alter. Mi costrinsi a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte. Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione.
poi arrivò un colpo più forte degli altri e persi di nuovo conoscenza. Oh. Mi risvegliai in terra, slegata e completamente vuota. Il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura. Sempre che i soldati non l'avessero distrutto. Habe mir gerade das Gameplay zu Hogwarts Legacy angeschaut und ich bin begeistert davon. Das sieht richtig gut aus. Ich bin auch sehr gespannt, wenn es rauskommt. Hab schon darauf Bock. Das Spiel macht mich gerade hier. Es wird immer heftiger. Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Cosa fai con quell'arma? È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago. Mi sono preoccupata, quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero, forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male. Non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata. Per tutti. Devi stare zitta! Non parlare, non dire più niente. Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... Mio Dio. Nacht, Breitling, schlaf schön. Erhol dich gut. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me. Forse. Così mi precipitai a giocare di nuovo. Oh, nicht immer diese Puppen. Gluck, 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 gluck. Ja, ne? Dong, 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 dong. Ich muss aber, glaube ich, mal auf Toilette, ey. Ich dachte, jetzt kommen wir wirklich so zum Ende. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto. Io e te. Ja, das mache ich gleich, ja. Er war alle tot. So dunkel ist sie gar nichts. Dass sie überhaupt noch laufen können.
Gott, ey, nicht schon wieder. Das letzte Mal, wo wir das gespielt haben, haben wir Körperteile zerfetzt. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del babbo. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Oh nein, bitte zieh. So, jetzt sind wir der Doktor. Hallöchen. Tranquilla, Irene. Questi dolori sono naturali. Esse! Spinga, Irene! Die Bären. Gott. Was? Wo muss ich das jetzt nachspielen? Warum? Warum? Presse Dollar! Plopp, plopp! Ach, plopp! Komm, du Kackgöre! Plopp! Boah, bist du hässlich. Alter, was zur Hölle? Mach mal einen Ofen. Andrà tutto bene. Povera mamma, ha sofferto tanto. Io l'ho fatta soffrire tanto, fin da quando sono nata. Ah,
Wo ist das zweite? Ja, das ist jetzt die Frage. Das Bild. Oh Gott, das Bild hat eine Bedeutung. Soll das die beiden symbolisieren oder soll es die Gebärmutter sein? Keine Ahnung, sollen es zwei Kinder sein? Ich habe keine Ahnung. Sprechen. Mama, ich muss mal. Mamma, devo fare pipì. Was soll ich dagegen tun? E io cosa posso farci, piccola rompiscatole? Piscatole? Mamma, ich hab Durst. Mamma, ho sete. Du hast gerade etwas getrunken, Jammerlappen. Ho appena bevuto, insopportabile piagnucolona. Ich hab Hunger. Mamma, ho fame. Non è ora di mangiare. Non mi esasperare. Mamma, ho sonno. Basta adesso. Vai in camera tua. Oh, Pennywise, kommst du auch mit? Sparisci dalla mia vista! Non ti sopporto più! Ah! Te la farò pagare! Le mani non bastano questa volta! Te lo dovrai ricordare per sempre! Oh nein! Ti hai fatto stocca in avanti! Picchiare, ti prego. Alter. Dumm. Dumm. Questo è solo un gioco. Solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi. È questa la mia vita. Non warum sie nicht mehr sprechen wollte. Ja. Absolut nachvollziehbar. Seitdem. Cosa succede? Giulia ti ha fatto piangere? Io non ho fatto niente! Ora ti faccio piangere io! Mutter ist so ein Miststück. Maleducata! Alla. Guck über Julias Kopf gießen.
Ma cosa fai, Marta? Alter, antworten allein schon. Würde man das sagen, das passt zu ihr. Potevi prendere un bicchiere a Marta, piccola saccente. Egal was ist, sie kriegt immer die Schuld. Guck mal. Das halte ich von dir. Das hier halte ich.
warte mal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kann. Das ist jetzt gerade sehr heftig. Ah, scheiße. Das ist gerade zu heftig, ey. Inutile urlare, stupida ragazzina. No, mamma, ti prego. Alla. Sei pazza. Ick. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Aiuto, papà! Aiuto! Was ist das für ein krankes Miststück? Was ist das für eine kranke Person einfach? Ora lo mangerai. Scommettiamo? Alter. No! Kein Wunder, warum sie so kaputt ist. Ho detto mangia! Teufel, das ist wahrhaftig der Teufel. Stavo ricordando e non volevo ricordare oltre. Era troppo, tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La Dama Bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Das ist richtig abgefuckt gerade. Ich bin mega sprachlos jetzt. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Er hat noch Schlimmeres verdient, die Frau. Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti. Ja, Klaus, auf jeden Fall. Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Was, mit dem Puppenspiel? Was? Wieso noch mit dem Puppenspielen? Ganz ehrlich, ich will dieses Puppenspiel nicht mehr spielen. Jedes Mal, wenn wir das machen, kommt da richtig beschissenes Zeug raus. Alter, ey. Ich bin gerade unsicher, kann man sowas überhaupt wirklich auf YouTube denn hauen? Ich meine, das ist schon krass. Ich meine, man hat jetzt nicht... Das waren jetzt halt so... Puppenspielchen und so, aber
So allgemein auch, ich weiß nicht. Das ist schon ohne. Deshalb vorher die Warn. Ja, klar. Ja, richtig. Warnung war auch nicht untertrieben oder so. Übertrieben. Jetzt, oh, egal, ist schon spät. Quei ragazzi li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non doveva andare così. Mi avevano scoperto e il babbo mi aveva protetto, ovvio. Chi aveva a che fare con i partigiani veniva fucilato senza tanto riguardo. Bastava anche solo il sospetto. Avevo tradito mio padre. Ma cosa dovevo fare? Avrei dovuto tradire Lapo. Era mio amico e lo amavo, ma amavo anche mio padre. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore, pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Am Anfang dachte ich, die Warnungen sind übervorsichtig, aber mittlerweile sind die mehr als berechtigt. Ja. Mehr als berechtigt. Ja, ich kann es verstehen, Klaus. Das war gerade mega schwer für mich. Puppen? Varcata quella soglia, persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti, mentre io sopravvivevo a tutto. Okay. Non so come andarono le cose. Ricordo solo una grande luce e poi Er hat mitgedacht mi mit dem stavano scorrendo delle fotografie. La Schrift. C'era un uomo vestito di bianco, un dottore, immagino. Mi faceva delle domande, ma io non capivo cosa mi stesse chiedendo. Scrisse qualcosa su un foglio e due infermiere mi portarono via. Ero in manicomio. Donne che parlavano da sole, altre che piangevano, altre che si cospargevano con i propri escrementi. Poi c'erano quelle violente, quelle che cercavano di farsi male in tutti i modi. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi ruppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava cardiazol, mi sembra, o qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante, mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Okay.
mal den Weg finden. Rabe. Selbst so eine Art Puppe. Chi sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte. Non andare via. Parlami di Marta. Ti prego. Senti dich mal kurz. Marta è morta. L'ho uccisa per impossessarmi della sua vita. Non troverò mai pace per quello che ho fatto. Temevo che fosse così. E la mamma? La mamma è morta. Sehr seltsame Antwort, nicht auch geben kann. Purtroppo. Inutile cercare di illudersi. Ho fatto quello che penso di aver fatto. Sì, maledizione. È successo veramente. L'ho fatta a pezzi e l'ho seppellita sotto il ponte. Tutto quel sangue. Oh mio Dio. Lo sapevo. E il babbo? Anche questo è successo veramente. Se ripenso a quel momento, tutto è confuso. Das kann ich nicht sagen, weil die Leiche lag da gar nicht. Nessuna risposta è forse la risposta più dolorosa. E la tata? La tata non la vedo da tanto. Non so cosa le possa essere successo. Chissà dov'è, povera piccola. Ho paura a chiedere di Lapo. Lapo è morto. È esploso su una mina. Amico di una vita. Si era messo nei guai. Hätte vielleicht bei der ersten Frage was anderes nehmen sollen. Come ricordavo, purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza? Das ist alles so verworren, ich weiß selber nicht mehr, was ist. Marta era incinta. Il suo bimbo deforme è morto con lei. Quanto dolore. Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Braccia pronte a tutto, anche ad uccidere. Gambe sempre pronte a scappare. Il ventre che ha concepito nel peccato. Immer mehr kaputt, ne?
La mente, infine, per proteggerci, ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così, non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Allora. Okay, das überspringe ich jetzt. Il 26 luglio San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda. Quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo. Là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dalla parte sbagliata del cancello. Ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non fossi stata così fortunata da sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi, pronti ad aggredirci. Ma quelli più subdoli e ingannevoli sono dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto, ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quanto ci vorrà per arrivare a casa? Das ist der richtige Text gerade. Doch, und viel Message dahinter von dem Spiel. Boah. Danke fürs Pausen, Chloe. Bin fix und fertig. Wenn war das Spiel sehr heftig, ja. Wahrscheinlich, weil ich auch zum Beispiel, ich habe leider auch nicht das gefunden, wo man von dem Typen, der hat doch da irgendwie so Zahlen gehabt. Ich wusste jetzt gar nicht, wo das sein soll.